Era rosso, che c'era un motoreso? Dov'è la macchina? Mi raccomando, la moto! Eccoci qua, grande professionalità del pilota, il signor Galizzaro, che sta guidando, come vedete, sembra che guidi un go-kart, questa vettura dotata di grandi prestazioni, nonostante i buchi che ha ai suoi fondi, ma come notate si parla di grandi cavalli, siamo già sui 120 all'uscita dall'azienda Veloce. C'è solo il pericolo di cadere per terra mentre viaggiamo, io da questa volta sono venuto un po' più recuperato. Siamo sulla strada della zona industriale San Marco di Centauro, S283. Detta strada delle mani. Ecco qua. Detta strada. Il riscaldamento funziona. Quindi un arma. Vedi un pezzo di carica. Ecco. Perfettamente. Questo è uno scoop offerto da Teleradio Cipriale. Con il nostro regista Salvatore Pagliolino. Pregherebbe veramente di andare piano. Se esce qualcuno da correre via, ti pare un sinistro tranquillo. Saremmo sugli attorno da questo veicolo. Ci si pensare questo momento sugli attorno. Salvatore Pedalino in regia, Carmine Cacchizzaro la guida, special guest, Roberto Verda, inviato di Telecipriano. Ricordiamo che il viaggio è commissionato dall'azienda Veloce Domenico. La regia verrà con un tempo su 10 di Tadrao. Il circo non si può dire. Un incidente, è una strada poco. E intanto siamo dietro la linea di prosecura, ma non la facciamo mai più sull'altro. Ma solo guardate la grande capacità di questo veicolo, di questo fiorino, mezza tonnellata, cosa che porta. Non dimenticare che il signor La Rosa qui ha planato sulla ferrovia quando il signor va andando praticamente sul treno merci, ma ancora non si è ripreso più e queste sono poi. Non ho mai visto una domanda qui in secondo tempo, non ho ancora. È un vero merci, ma ti sono. È passata via tutta la mano. È un tutto sicuro. Sento qualche rumorino di cuscinetti. Questo no. Hai notato questo telefono che capacità di filmato? Ore e ore di film, non hai mai pullato a me, quando ti viene trovato nel mondo. Si sorpassa alla grandissima! Vedete, si organizzano e ovviamente in così di sorpasso il mezzo perfetto. C'è un'altra sfida! Thank you.
manca fortissima. Guarda, abbiamo perso il giro per recuperare, però comunque questa montagna ovviamente non è possibile incontrare la velocità, infatti il scontro è un po' offuscato dalla varia muta che è normalmente è scaduta nel scontro, però siamo in 120-140 di velocità da crociera. Non immagino quanto si vorrebbe che ci portasse con le forze del nord anche per il primo. Una scalata anche qui un po' brutale, notate i dettagli di questa, ecco qua. No, perché mi ero dimenticato di ricordarle che lo sportello non si chiude. Allora ripartiamo. No. Sarebbe stato il massimo se veniva una macchina dall'altro lato. Vabbè, io non spazio via. No, adesso abbiamo mano. 6 minuti e 31, poi finiamo qui quando voglio vedere la porta di questa salita. No, queste scaldamenti si potrebbero abbassare un po'. No. C'è un veicolo che sovrasta. Come si sale, siamo sotto il parco eolico di Spezzano Bastia. Anche le palle si sono fermate alla prima di questo veicolo. Adesso il mio terzo, questa è la nuova. Siamo in terza veloce, dice il signor Capizzaro. A Pontiaria? Ecco qua, non parliamo per far sentire il rotto di questo motore. Ho fatto caso un po' alle saltelle che... Benissimo. No, cosa costa? Perché è morto? Piace come telefono.